Ciao a tutti amici coltivatori, come va? Oggi finalmente ho fatto il video in serra, anche se in verità non è un video, è una serie di immagini che potete trovare il link di questo video alla fine di questo. E sì, alcune piante sono partite molto bene, altre invece purtroppo sono partite molto male e quindi non ho messo neanche le immagini perché è inutile mettere delle foto di filloidi. Però dai, tutto sommato devo dire che sono abbastanza contento. E circa la situazione in serra di temperature è molto caldo. Ci sono state giornate in cui la temperatura è arrivata a 43 gradi, però le piante stanno bene. E le saracenie, per esempio la flava, ha iniziato a fare un sacco di nettare con queste temperature. Prima non avevo mai visto le saracenie col nettare, però con l'aria che è stagnante, diciamo, senza vento, con queste temperature le saracenie fanno un sacco di nettare, anche se purtroppo mangiano meno perché con la serra arrivano meno insetti, ho notato questo. Forse ne arrivano, però sono più concentrati a scappare dal caldo che ad entrare nelle trappole. Ecco. Diciamo che le saracenie che hanno vegetato meglio sono sicuramente la saracenia rubricorpora, la flava, e la Brooks. Quest'anno veramente uno spettacolo. La Darringtonia vegeta bene, però è più piccola. Le rotundifoglie hanno fatto un sacco di fiori e un pochettino, devo dire, hanno rallentato la crescita. La fioritura le ha un po' rallentate, ma forse anche il caldo, perché non sono comunque piante abituate a caldi allucinanti. Alla Darringtonia ho anche messo un telo per fare un sottovaso molto alto, perché ho visto che sennò lo sfagno si seccava. Abbastanza bene anche le purpure, la minor proprio ha iniziato a vegetare solo qualche giorno fa, anche la leucophylla purtroppo ha fatto poca roba quest'anno, quindi dipende un po' da come gli gira anche alle piante, no? Per cui quando mi chiedete perché la mia pianta non vegeta, non lo so neanche sulle mie, figuriamoci se lo so sulle vostre. Un po', sicuramente c'è qualche stress, ovvio che anche qua a Bolzano che andava sempre a meno 9 non è che gli faccia bene, però più o meno tengo un botta. Le Dionee le ho praticamente perse quasi tutte, è rimasta viva solo la Bimbo e si chiama la Shark dell'anno scorso, e le altre me le hanno regalate questa primavera, qualche altra varietà, c'è la Spider, la B52, la Microdent e poche altre. E gli ibridi da garden abbastanza bene, dai, forse un attimino sotto tono, però dai, va bene. Quest'anno ricordo che ho tagliato i fiori a tutte le piante, in teoria dovrebbero vegetare un po' di più, alcune sì, alcune così, bravo. E sul fatto se la fioritura, il taglio dei fiori ha sicuramente fatto crescere di più le foglie. Almeno vedendo i punti di crescita di quest'anno che non erano maturi perché non hanno fiorito rispetto all'anno scorso, sì, c'è parecchia più roba. Poi sono molto più folte quest'anno le piante, cioè la rubricorpora è diventata un cespuglio. L'anno scorso aveva 5-6 ascidi, quest'anno è una roba allucinante. Comunque lo vedrete nel video che segue. Bene, dai, allora vi lascio al link del video e alla prossima volta. Ciao ciao!